una piazza piena per Federico, una manifestazione per protestare contro chi ha difeso gli agenti che lo hanno ucciso. Ieri a Ferrara migliaia di persone si sono ritrovate in strada davanti al poster di Federico Aldrovandi, il ragazzo ucciso nel 2005 durante un controllo di polizia. Appeso uno striscione blu con una scritta Stop the COISP. Il sindacato, che mercoledì scorso aveva organizzato un sit-in proprio qui, nella stessa piazza, sotto l'ufficio della mamma di Federico, per chiedere la liberazione dei quattro agenti condannati per l'omicidio. Questa solidarietà è grandiosa, è enorme, non è per me, è per Federico e per chi gli vuole bene, ha detto ieri la mamma del ragazzo. Dal palco il padre è tornato a chiedere ancora una volta che i poliziotti condannati vengano espulsi dalla polizia, provvedimento che invece non è mai scattato. La commissione disciplinare della polizia ha già concluso il procedimento con una sospensione di 6 mesi. Lo stesso ministro dell'Interno ha detto che con una condanna per omicidio colposo non è consentito il licenziamento, ma potrebbe essere valutato il disonore alla divisa. Dalla divisa deve uscire l'uomo e deve chiedere scusa, ha detto il padre, scuse che invece non sono mai arrivate. Adesso si aspetta l'esito dell'ispezione voluta dal ministro dell'Interno per la manifestazione del COISP. Con un'ordinanza il questore di Ferrara aveva concesso la piazza, disponendo addirittura un adeguato servizio d'ordine, al fine di prevenire ed impedire, si legge, che nei confronti di quel presidio venissero messe in atto azioni illegali. In una lettera il sindacato ha scritto alla Cancellieri: non cada nel tranello, quella manifestazione non era contro la sentenza e tutti sapevano dell'iniziativa. Nessuno ha mosso rilievi né sul luogo né sulle modalità.